alla fine ci è voluto proprio uno sforzo ulteriore, uno sforzo importante per portarla a casa questa partita. Anche se l'avevamo giocata bene, sembrava che a metà quarto quarto, quindi 5 minuti alla fine, sembrava che tutta l'inerzia fosse dalla nostra parte, più 13. Poi qualche errore nostro e qualche altra svista di altro tipo sicuramente ci ha rimesso in partita, e questa è una squadra che chiaramente, se gli dai la possibilità poi di giocarsela fino alla fine, è una squadra esperta, una squadra forte, ti può punire come abbiamo rischiato oggi. Io penso che poi alla fine siamo stati però bravi a capire che serviva uno sforzo in più, una difesa in più, tenere uno contro uno in più. Obiettivamente l'abbiamo fatto con Sereni fuori per falli, Ippolito che è uscito dopo neanche 20 secondi. Insomma, non era facile per come si era messa la partita. E niente, ora andiamo a Mazara e vediamo che succede. Sicuramente sì, perché Mazara in ogni caso ha costruito un roster per vincere il campionato. È partito male, ha perso 6 pareti consecutive, poi ha stravolto la squadra perché ha inserito 3 giocatori. Quindi noi sappiamo che Mazara è una squadra importante, e per superare il turno con Mazara serve un assitur importante, altrimenti sarà difficile. E poi è anche vero che oggi abbiamo concesso, secondo me, un po' troppo in attacco. 70 punti sono tanti subiti in casa per noi. È anche vero che qualcosa insomma si poteva evitare. Però poi nelle serie playoff la gara 1 è quella più difficile a livello mentale, secondo me, e siamo stati bravi ad interpretarla. Ora diciamo che un po' di pressione, un minimo di pressione ce l'avranno anche loro mercoledì sera. Mi aspetto una squadra che vorrà riportare subito la serie sull'1-1. Troveremo un campo caldo, un campo pieno. Però io penso che questa partita sia stata anche importante per noi per capire il reale valore dell'avversario che abbiamo di fronte. Cioè, io ce l'ho ben chiaro, sicuramente sono molto accorto nei confronti del Mazara. Per vincere là serve una prova super, una prova importante, ma noi ci proveremo già da mercoledì. Vediamo, vediamo, ce la giochiamo a viso aperto. Ma io penso che Andrea abbia fatto una buona partita, all'inizio un po' contratto, noi non ci possiamo permettere di avere uno scudo di contratto, perché i primi 2 quarti ho visto i numeri, aveva un 1 su 7 nei primi 2 quarti, poi piano piano si è sciolto durante la partita, e penso che poi il break importante l'abbia guidato in maniera autoritaria, diciamo, dal punto di vista mentale e nervoso, all'opposto di come ha gestito i primi 2 quarti. Ci abbiamo provato e ci proveremo ancora sia mercoledì in casa nostra, e speriamo di tornare qua domenica. Catanzaro ha sicuramente espresso un gioco migliore rispetto al nostro, sono stati più squadra e hanno avuto, diciamo, delle situazioni a loro favorevole proprio di gioco. Noi invece forse abbiamo avuto un po' di paura, siamo stati contratti, non abbiamo espresso una buona pallacanestro e siamo stati anche un po' sfortunati, perché Marengo ha avuto 2 tiri alla fine, 2 tiri nello stesso punto piazzato da 3, che se entrava probabilmente la partita finiva a nostro favore. Però abbiamo ancora 2 gare e vedremo di lottare fino alla fine. Sì, naturalmente sì, non pensiamo di essere inferiori a Catanzaro, siamo fra le prime 4, pensiamo di poterci giocare tranquillamente, e in fondo così è stato, appunto, pur giocando male siamo stati là, abbiamo avuto pure la palla della vittoria. E adesso dobbiamo raccogliere più energie possibile, e a casa nostra sarà un'altra storia. Sicuramente loro vorranno chiudere, ma noi vogliamo tornare qua, vogliamo tornare a gara 3 e vogliamo continuare a dire la nostra. Sapevamo che era una squadra forte, comunque chi arriva in fondo in questo campionato sono sempre delle contendenti importanti. Loro hanno giocatori molto, molto esperti e soprattutto sono venuti qua per vincere e ne hanno dato la prova. Sapevamo che non sarebbe stata una partita facile, sapevamo che si sarebbe risolta negli ultimi minuti per un rimbalzo in più, una palla recuperata in più. Difficilmente si sarebbe chiusa nei primi quarti o comunque al terzo quarto.
Comunque siamo molto felici e andiamo lì mercoledì con la convinzione di dover chiudere la serie, perché questo ci può dare una possibilità di recuperare in vista della finale.